conti non tornano, è lo slogan che fotografa bene la realtà nazionale e bresciana in questo momento. I conti non tornano per quel che riguarda la Caffaro, dove per le bonifiche sembrava fossero stati stanziati 50 milioni di euro, che non sono mai arrivati a Brescia e che comunque non sarebbero stati sufficienti perché la quantificazione per una bonifica seria sarebbe stata di almeno 1,5 miliardi di euro, soldi che però compaiono magicamente quando si tratta di parlare di TAV per quel che riguarda la tratta bresciana. I conti non tornano per la gestione dell'acqua, il gestore unico dell'acqua in questo momento dovrebbe vedere la partecipazione dei privati a Brescia, perché solo i privati, secondo la provincia, sarebbero in grado di sanare le infrazioni che ci sono verso l'Europa, sanzioni che sono dovute ai mancati investimenti non fatti dai privati. E quindi questi soldi, che pure ci sarebbero, non sono stati utilizzati dai privati, ma sono stati messi in cassaforte da quest'ultimi. I conti non tornano anche per quel che riguarda la questione referendaria per le trivelle. 360 milioni per fare un referendum non in concomitanza con le elezioni amministrative, perché altrimenti si sarebbe raggiunto il quorum probabilmente. Una scelta tutta politica che la dice bene su come vengono gestiti i soldi pubblici. Continuano a dire che stiamo uscendo dalla crisi e probabilmente per qualcuno è vero, sempre i soliti noti, ma i soldi che sono a disposizione vanno solo in alcune direzioni e non vanno dove invece servirebbero davvero.